67 anni sul cammino. Il primo luglio del 2012, mi sembra. Tu sei partito organizzato oppure un pochino così? No, proprio, sono partito proprio così, senza nessuna organizzazione. Senza nessuna organizzazione. Ma cosa sentivi? Cioè, avevi un richiamo a livello spirituale? No, per me non avevo questa cosa, però una cosa che forse è la mia motivazione più forte è stata quella di mettermi in discussione. C'era qualcosa che avevi dentro, no, che dovevi risolvere? No, 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 sai che diciamo che questo, io nella mia vita, la mia vita è andata liscia sempre come l'olio. E allora ho cercato, sono stato sempre in famiglia, più o meno coccolato, non ho avuto molte difficoltà. E allora facendo questo cammino volevo mettermi in discussione, nel senso, se viene qualche difficoltà la devo risolvere io personalmente. Ok, parlami di una difficoltà che ti è, a livello fisico, che ti è successo. Hai incontrato degli animali, che ne so, pioveva e non sapevi dove andare a dormire, che ne so, dimmi cosa succede in questo cammino. Ma sono successe tante perché cose. Perché oggigiorno si usa la macchina, ti fermi l'albergo, cioè è troppo più. Sì. La cosa che mi sono successe tante, te ne racconto una. Sì. Te ne racconto una. Eravamo in una piccola pensioncina che ho trovato su questa montagna. Allora ho detto, io devo andare a. Allora il confine della Spagna è. Come si chiama lì? L'ultima città della Spagna, adesso mi ricordo. Insomma, dove gli ho detto, io devo andare a questo posto perché devo andare in Portogallo. La città di, adesso non mi ricordo. Vabbè, non c'è problema. Vabbè. Allora che è successo? Ho detto, mi conviene andare per la montagna o attraversare il paese. Questa che mi ha ospitato ha detto, guarda, invece di attraversare il paese, vai per la montagna, è più bello e va meglio, insomma, una cosa del genere. Io ho incominciato a salire e ho allungato molto il cammino. Ma te seguivi delle cose con dei cartelli scritti o andavi a casaccio? No, no, andavo a casaccio. Ah, andavo a casaccio. Una bussola ce l'avevi? No. Cioè, l'ho portata, ah, però poi non mi è servita più. Perché qui si parla di personaggi pellegrini come degli anni delle crociate, degli anni 1000. Sì. Te l'ho detto, è così. E, è successo che camminando così ho sbagliato strada e sono arrivato su un punto che da lontano sentivo dei cani che abbaiavano. Io dovevo passare per forza di là. Branco li difendeva e veniva verso di me. Io invece col bastone per terra cercavo di battere per terra per far paura, per difendere, perché volevano attaccare. È stata una mia sensazione. Allora poi quando sono arrivato a un certo punto si sono fermati, però abbaiavano. Io piano piano mi sono girato e li ho lasciati sempre guardandoli, però sempre. Non ti sono venuti addosso? No, con uno sguardo arcigno mi sono fatto duro, perché secondo me se ti fai debole è un problema lì, eh? E sono passato. Poi camminavo e stavo con la testa che stavo sulla strada giusta. Invece poi ho trovato una persona, ho detto, ma tu hai sbagliato strada, devo tornare indietro. E ho tornato indietro. Un'altra volta c'è stato questo branco di cani. Però la seconda volta mi hanno riconosciuto, non lo so, si sono messe da parte e mi hanno fatto passare. E io sono passato.